in seguito a questo lavoro che ho fatto con lui, poi a un certo punto mi sono dovuto iscrivere alla come si chiama? La SIAE, anche come autore di musiche. E ho fatto un esame che mi era andato male, ma poi sono stato riconosciuto per la quantità di canzoni che avevo già eseguito prima e che portavano il mio nome, senza che potessi ritirare però i diritti d'autore. Va bene, questo però, che valore ha questa testimonianza? Il fatto è che si lavorava veramente all'unisono e, per esempio, lui arrivava con un'idea musicale e cantava in mascherone, cosiddetto. Per esempio, non so, un mascherone era quello della... aspetta, te ne faccio sentire un pezzo che arriva subito. Si potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, tu no. Questo era il mascherone. Da lì entravo io a fare, cosa vai a fare allo zoo comunale? A gridare tutti insieme, scappato il leone, e vedere cosa... No. Nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io, e qui una trovata che è venuto insieme, ripetendo, io dicevo no, tu no, ed è diventata parte della canzone, no? Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, perché? Perché no? Si potrebbe andare tutte, e abbiamo fatto almeno una diecina di varianti sul canto, no? Cioè su quello che succedeva, e alla fine ci siamo fermati soltanto a due, abbiamo tenuto due perché era sufficiente al canto. Ma per quanto riguarda il modo di muoversi, il modo di entrare, le battute dette, eravamo rigorosissimi. In questo caso, sapendo che lui andava a vuoto e molte volte indugiava su certi passaggi pericolosamente perché perdeva il senso e soprattutto diventava anche uggioso, non faceva più ridere, che quando tu esageri in una situazione la bruci, no? Una battuta ha un suo valore, al massimo si può realizzare a tre situazioni diverse, una dietro l'altra, si fa il tormentone cosiddetto, ma bisogna sempre essere molto asciutti, secchi. E lui, devo dire, ha imparato tutto a memoria, con una precisione enorme, e per almeno 10 anni che ha fatto, ha sempre continuato ad accettare le indicazioni sul piano della gestualità e delle parole e delle introduzioni, dei commenti e dei gag che erano state stabilite durante la messa in scena. Quindi se hai qualche notizia diversa è falsa. Bene, bene. Così è successo con Iannacci.